In tanti mi avete chiesto perché non fare un video dove mettiamo in sicurezza la nostra autovettura quando facciamo dei lavori di manutenzione. Non è vero, ma mai chiesto nessuno, però mi faceva piacere portare anche questo tipo di contenuto qui sul canale. Quindi vediamo come andare a realizzare i nostri cunei fermauto subito dopo la sigla. Ciao ragazzi, bentornati qui sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vedremo una cosa molto semplice, come realizzare dei cunei ferma ruota, cunei ferma auto, quando andremo a lavorare sulle nostre auto. Quando si avrà dunque il bisogno di sollevarla, magari perché no, da una parte o dall'altra, avremo la necessità di non tirare il freno a mano, perché sappiamo che quando solleviamo la nostra auto, se il freno a mano è inserito, automaticamente che noi solleviamo la macchina tenderà a fare effetto molla, si caricherà dunque appunto come una molla. Perciò avremo bisogno di fissare, fermare, bloccare una delle nostre ruote con dei cunei. Quindi andiamo a vedere semplicemente come realizzarli e diciamo lavorare in sicurezza in un eventuale lavoro di manutenzione sulla nostra auto. Dunque, quello che avremo bisogno saranno due, uno o più pezzi di questo genere. Questo lo possiamo recuperare direttamente da un quadrello di legno 10-10, 12-12, 8x8, in base a quello che si possa trovare in commercio o in base alle nostre esigenze, ed andare ad eseguire un taglio in modo diagonale. La gradazione poi la possiamo decidere in base alla nostra esigenza. Nel mio caso io ho avuto la fortuna di trovarli già così, di questa forma. Questi erano dei cunei fermatubo, in pratica nei cantieri, non so se vi è mai capitato di vedere quando stanno montando le reti fognarie, magari con quei tubi grandi arancioni, tubi in cemento, non sono altro che le zeppe, detto volgarmente in gergo, le zeppe, quelle che appunto vanno a reggere i tubi e non li fanno oscillare né da una parte né dall'altra. Io li ho visti, stavo scaricando lì e ho detto: che cosa ci posso fare? Siccome tempo fa avevo avuto la necessità di bloccare la ruota, come abbiamo detto prima, ho detto: ecco l'idea e la porterò ai miei amici sul canale. L'unico attrezzo che ci servirà se non dobbiamo tagliare i nostri cunei sarà il pennello. I materiali saranno chiaramente, io l'ho fatto con questi due tipi di vernice acquistati al cinese per, non so se riesco a farvelo vedere, per 2,50 euro. Sono barattolini che già avevo preso tanto tempo fa, perché sapete e avete visto il mio lab, sto in fissa per le strisce gialle e nere. Anche se non vi nascondo, avrei voluto farlo a bombolette, però ho detto: ho questo tipo di vernice, consumo questa. Perciò, per quello che si è potuto capire, il progetto dovrebbe essere abbastanza veloce, semplice ed economico. Andiamo a vedere come dividere le nostre misure, come tracciare le linee e cominciare a verniciare. Dunque, avremo bisogno di una squadra e di un metro. Andremo sulla parte in diagonale e andremo a prendere la nostra prima misura. Ok, nel mio caso abbiamo circa 21 centimetri, perciò posso fare finta di dividere il mio pezzo in pezzi da 5, 5, 10, 15, 20. Poi l'ultimo centimetro sarà il pezzo di scarto. Perciò, come appena detto, tracceremo tutte le misure a 5 centimetri. 5, 10, 15 e 20. Una volta segnato i nostri segmenti a 5 centimetri, andremo con la squadra a tracciare le linee parallele una con l'altra. Non ci interessa che si debba avere una precisione maniacale, perché chiaramente è un progetto di dei pezzi, oltre ad essere riciclati, sono pezzi che andranno per terra e non ci servirà nessuna misura più di tanto perfetta. Ok, una volta divisi i nostri quattro segmenti, 5 considerando l'ultimo pezzo, andremo dunque a questo punto nella parte piatta con la nostra squadra e tracceremo le linee perpendicolari. Ok, a questo punto non ci resterà che indossare i guanti, mescolare bene la vernice e cominciare a spennellare.
dunque, bene makers, come avrete potuto capire, anche questo video tutorial, se così lo possiamo chiamare, è giunto al termine. Come giustamente siamo hobbisti makers, amiamo il fai da te, non abbiamo fatto due cunei uguali, ovvero uno ai segmenti da 5 cm e uno ai segmenti da 4 cm, perché noi non siamo una fabbrica ma siamo dei makers. Veramente mi sono sbagliato a fare suddivisione, non ho fatto da 4 cm uno da 5. Ma detto questo non fa niente, perché abbiamo raggiunto lo stesso il nostro risultato. Ci siamo divertiti, con pochissimo tempo e pochissimi soldi abbiamo realizzato due cose che possono essere, secondo me, veramente veramente fondamentali per quanto riguarda la sicurezza nel nostro lab. Perciò, come sempre, ti chiederei di lasciare qui sotto nei commenti la tua impressione, negativa o positiva, se il video ti è stato d'aiuto, se l'ho trovato semplice, se l'ho trovato simpatico e se magari hai dei consigli da darmi. Quindi a questo punto non mi resta che lasciarti le solite raccomandazioni, che sono quelle di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, ricorda di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi video qui sul canale, lascia un like se il video ti è piaciuto, a te non costa nulla, a me aiuti a portare avanti il canale e tutto il mio lavoro, e non mi resta che ringraziarti per essere stato anche in questo video fino alla fine del video, augurandoti buon proseguimento di visione con altri video. Ci vediamo alla prossima, ciao da Capezza.